Buongiorno a tutti. Allora, l'argomento di oggi dovrebbe essere il piacere a se stessi. Piacere o non piacere a se stessi. Questo argomento viene trattato perché parecchia gente non piace a se stessa. Ora, di norma, una persona dovrebbe piacere a se stessa, ma non è così. E naturalmente qualcuno può obiettare giustamente, ma se c'è un canone di bellezza, per esempio, o di comportamento, io non mi sento adeguato a quel canone, sento che non sarò accettato dagli altri. Apparentemente è così, ma in realtà non è così. Se gli altri ci accettano molto a seconda se noi ci accettiamo o meno. Quando noi non piacciamo a noi stessi, noi cominciamo a pensare che non piacciamo perché non siamo belli, o perché non siamo abbastanza buoni, o perché non siamo abbastanza bravi. Naturalmente la ragione va ricercata nei genitori. E qui molta gente si incavola e dice: ma sempre con questi genitori ce l'hai. Beh, sì, non posso cambiare la natura dell'uomo. Quindi se i nostri genitori non ci hanno approvato, noi pensiamo di avere qualcosa che non va. E poi ognuno reagisce secondo il proprio carattere, perché noi abbiamo anche un carattere innato. Allora c'è quello che si ribella, c'è quello che cerca di fare del tutto per piacere ai genitori, c'è quello che cerca di non farsi sentire, di diventare invisibili. C'è quello che cerca di primeggiare, eccetera, eccetera. Questo per poter piacere ai genitori e per poter piacere agli altri, convinto che egli piace agli altri, se è piaciuto ai genitori. Questo non lo sa, però lo vive così. D'altronde, noi abbiamo un imprinting, come lo hanno gli animali, noi ce l'abbiamo anche un po' più lungo, ovviamente, perché il nostro l'insegnamento che i genitori umani danno ai figli umani è più lungo di quello che gli altri animali danno ai propri figli animali, e quindi il nostro imprinting è un po' più lunghetto e più complicato. Però c'è come quello animale. E quindi se i nostri genitori ci rimandano una risposta positiva, noi pensiamo che andiamo bene. Se andiamo bene, pensiamo che piacciamo agli altri. Se piacciamo agli altri, non ci domandiamo più se siamo belli o brutti, bravi, eccetera. Se invece non siamo andati bene, pensiamo anzitutto di non essere abbastanza belli o abbastanza buoni o abbastanza bravi. Molti lo traducono in aspetto fisico. Tanto è vero che si dannano per farsi operazioni chirurgiche. Le donne in particolare, ma oggi anche gli uomini. Ho sentito, ho letto appena, di un tizio, ma non è l'unico ovviamente, che per raggiungere l'altezza voluta si è fatto tagliare le gambe, tagliare nel senso di troncarle e immettere dei pezzi, delle cose che gli costringono
che costringono l'osso a dilatarsi, non so, la carne si riforma, eccetera, eccetera. Comunque che ha immesso dei centimetri al proprio corpo, facendosi immettere delle cose artificiali dentro le gambe, con delle borchie, delle cose che costringono le sue ossa a tirarsi, la sua carne a ricomporsi, eccetera, con dei dolori atroci. Ma già la plastica facciale comporta dei dolori atroci, almeno dopo il risveglio. Però la gente pensa che se lei è bella gli altri l'accetteranno, che non è vero. Gli altri ci accettano se noi ci accettiamo. E se noi ci accettiamo, in genere noi non siamo contro gli altri, non siamo sospettosi degli altri, siamo tranquilli con gli altri e quindi emaniamo una certa benevolenza, che non è bontà, è diverso. E quindi gli altri ci accettano più volentieri. Ma noi siamo convinti che tutto sia dovuto, molti di noi sono convinti, specie le donne, che molto sia dovuto all'aspetto fisico. E infatti si fanno 2000 plastiche, vanno dai nutrizionisti, fanno un sacco di cose, un sacco di sport, di eccetera. Il tutto, la cura del corpo, se è fatta in maniera sana, è una buona cosa, perché il corpo va salvaguardato. Ma in questo modo è un tormento, è una ferita continua che procuriamo al nostro corpo e naturalmente non ci sentiamo mai bene. Non è vero che poi stiamo bene. Noi non ci vediamo belli in quanto pensiamo che gli altri non ci trovano belli. Non abbiamo un pensiero nostro. E non abbiamo un pensiero nostro perché dentro di noi abbiamo il pensiero dei genitori. E naturalmente questo può essere riversato anche su altre aspettative, no? Allora, specie per un uomo, per esempio. Nel mondo occidentale l'uomo non deve tanto essere bello quanto essere uno che fa carriera. Nel mondo orientale l'uomo tende a cercare la bellezza, un po' come le donne. E qualcosina è arrivato pure qua. Tant'è vero che è pieno di uomini che si depilano, che si curano, che si eccetera, eccetera. Che fanno molta ginnastica, che vanno in palestra per farsi i muscoli, per fare i muscoli in un certo modo, perché ci vuole l'istruttore, perché sa quali muscoli deve far usare per farlo diventare bello, per avere la tartaruga sullo stomaco, sulla pancia, dov'è, eccetera. E quello è per piacere agli altri. Oppure deve fare carriera per dimostrare al genitore che lui vale. E quindi lo deve dimostrare a tutti. Lui fa carriera, se fa carriera fa la vita che lui vuole. E ho sentito gente dire: io non ho fatto la vita che desideravo, sono deluso. Beh, e chi è che fa la vita che desidera? La vita che abbiamo sognato, ma noi sogniamo pure il Principe Azzurro, Biancaneve, eccetera, no? Non si verifica mai o quasi mai. Non è che se abbiamo una vita diversa, quella vita sarebbe, se avessimo avuto una vita diversa, quella vita sarebbe stata una vita felice. La felicità
È una cosa molto difficile da raggiungere e non si può raggiungere definitivamente. Ora, qualcuno ha detto che io non sono felice, che io odio i miei genitori, che odio Dio, che odio la Madonna, che odio... In realtà io sono una persona molto... Come si può dire? Equilibrata, tranquilla, serena, forse, ecco, forse serena. Sì. E devo dire che mi godo molto la mia vita da quando è caduta la mia mente condizionata, però non è che sono felice. E come si fa a essere felici di fronte al dolore della terra? Bisogna avere una coltre sugli occhi per non vedere. Io vedo la gente che soffre, gli animali che soffrono in una maniera incredibile, che solo a pensarci viene da piangere. Come viene trattata l'umanità, che tipo di vita fa, come sono trattati i bambini. È quasi un horror. E naturalmente non sto sempre a pensare a questo, per cui ho i miei momenti tranquilli di serenità, di piacere, di gioia, però come vedo qualcosa che me lo richiama è logico che mi rattristo. Ed è logico che sia così. Ma questi guru che stanno sempre bene e che queste cose non le toccano, non li toccano. Non mi fido, ma la tenerezza verso gli altri, il sentire il dolore degli altri, il condividere la paura, il timore. Io quando vado per strada, vedo un bambino o un cane, io vedo come viene trattato dagli occhi del bambino o del cane. E spesso viene tristezza perché si capisce che non è molto amato, specie se comincia ad avere una certa età, perché da piccoli sono tutti più speranzosi, poi cambierà, ma dopo. E dei bambini e degli animali noi possiamo fare quello che vogliamo, questo è tristissimo, ma è così. Quindi la felicità non è di questo mondo e qualcuno dirà, signora, lei è tristissima, lei mi incupisce, lei mi... Io c'è una parte anche piacevole di tutto questo, ma bisogna raggiungerla e comunque non copre il resto. Il fatto che io sento che ci sono energie diverse e positive che ci circondano, non mi toglie il dolore degli altri. Cioè è come dire, sì, vabbè, io ho delle cose belle, no? C'ho un bel vestito, se gli altri stanno nudi, non c'hanno di vestirsi, chi se ne frega? Non funziona così. Gli altri sono come noi. Gli altri sentono quello che sentiamo noi. L'animale che viene portato al macello e che già è terrorizzato dalla vita che sta facendo, è terrorizzato dal fatto che lo fate uscire. Sapete i bambini quando vanno a scuola che hanno paura del primo giorno di scuola perché sono terrorizzati? Perché hanno paura di andare in un luogo che somiglia al lato peggiore dei suoi genitori, che lui cancella continuamente, ma che dentro ha. Quindi ognuno di noi ha le sue sofferenze più profonde che cerca di nascondere.
ma se viene spostato dal suo luogo, viene terrorizzato ed è terrorizzato dal cambiamento. Tutti quelli che hanno paura del cambiamento è perché sono terrorizzati dentro. Io ho cambiato casa pochi mesi fa, novembre scorso. E molta gente mi ha detto: ah, che coraggio che ha avuto lei. No, che quale coraggio? Io andavo a stare meglio. Io mi sono scelta il mio luogo. Ho lasciato la città che pure adoravo, perché io adoro Roma. Perché non fa più per me, perché ho bisogno di vedere la natura, ho bisogno di una casa che abbia un giardino, di una vita più naturale. E sono molto contenta di averlo fatto. E non ho mai avuto paura del cambiamento, cosa dovevo temere? Temiamo quando abbiamo lasciato delle cose dentro di noi, cose che io ho affrontato. Che ho affrontato dentro di me. Quindi dipende da quello che affrontiamo dentro. Se lo lasciamo chiuso dentro, lo viviamo fuori. Allora, il piacersi può dipendere anche, come dicevo, dalla carriera che sono riuscita a fare. Quando io qui ho cominciato a fare i video, ho fatto il primo video, ho detto nome e cognome, ho detto il resto di chi sono non importa. Vado a dire quello che vado a fare. E diversa gente ha detto: come non importa, io devo sapere chi è. Come se io, dicendo che ho la laurea, che ho fatto questo, che ho fatto quell'altro, eccetera, dimostrassi di essere una persona che vale. Ma stiamo scherzando? Cioè, voi non vi fate un'idea per conto vostro degli altri, guardate i titoli che hanno, state messi malissimo. Io l'ho detto proprio perché volevo che la gente si facesse un'idea per suo conto, positiva o negativa che fosse, però fosse la sua idea. Perché se io sono piena di titoli, non è vero che quello che io dico vale. Perché il mondo è pieno di gente che ha tanti titoli e che dice tante sciocchezze. Ogni tanto qualcuno mi scrive, lei parla come Tizio, come Caio, eccetera. E io delle volte vado a vedere e penso, ma non riescono a capire chi parla con la mente e chi parla con l'anima. Oppure continuano a chiedermi, me l'hanno chiesto 100 volte, cosa ne pensa di Steiner? Io rispondo, Steiner era un uomo intelligentissimo, coltissimo, veramente creativo, veramente con un grande ingegno, che io non, a cui io non sono lontanamente paragonabile, assolutamente, molto più di me, però parlava con la mente. E che me ne faccio di uno che parla con la mente? Chi parla deve parlare per esperienza di vita, per aver sentito dentro le cose. Se le ha pensate, se le ha dedotte, ma che me ne importa? Ok. Allora, che cosa vuol dire piacersi? Siccome ci andiamo con la mente, piacersi significa io penso che gli altri pensino di me. Io mi piaccio se gli altri, se agli altri io piaccio, ovvero io piaccio se penso che agli altri piaccio. Sembra normale.
può sembrare normale perché in fondo se piaccio agli altri io sono piacevole. Ma non dovrebbe funzionare così. Quando ero piccola io pensavo di non piacere agli altri. Però non ho nemmeno pensato che gli altri fossero in grado di giudicare. Io ero una bambina plus dotata, diciamo, perché a 9 anni avevo letto quello che gli altri leggono in non so quanti anni. Avevo trovato un baule dentro casa con tutti i libri antichi, libri vecchi, e me li ero divorati, ma oddio, plus dotata, pure quelle da vedere. Leggevo perché non c'avevo da fare altro. Leggevo perché così mi distraevo dalla realtà triste della mia famiglia. Però diciamo che almeno ho acquisito una cultura, che poi ho buttato via perché non serve a niente, però l'ho acquisita. E non se ne accorgeva nessuno. Io sentivo le maestre che parlavano e pensavano: ma queste sono ignoranti, non sanno nulla. Parlavano degli antichi romani o degli antichi egizi, io ne sapevo più di loro. E pensavo, ma questi sono ignoranti, peggio dei miei genitori. E ero cosciente di sapere più cose di quelle che sapessero gli altri. Ma non ne facevo sfoggio perché non pensavo che fosse una cosa bella, perché i miei genitori si lamentavano, almeno mia madre soprattutto, si lamentava che io leggessi, diceva che sarei finita cieca, che ero stupida perché stavo sempre a leggere. E quindi non pensavo che fosse una cosa bella. Però mi aspettavo che la gente fosse più colta, quella che doveva insegnare a me, e non lo era. E quindi ho perso fiducia nei miei genitori prima, nei miei insegnanti poi, e ho visto che la gente non sapeva spiegarmi nulla. Né come cultura, né soprattutto come idee. Eppure io pensavo di non piacere. Per cui me ne stavo rincantucciata al posto mio. E tutta la gente che non è stata accettata pensa di non piacere e se ne sta rincantucciata al posto suo. Questo non permette di sentirsi a posto. Ora, il sentirsi a posto per ognuno è diverso, c'è chi vuole essere bello, c'è chi vuole essere intelligente, c'è chi vuole essere buono, a seconda delle proprie predisposizioni. Io non ambivo tanto a essere bella quanto a essere intelligente, però questa intelligenza non me la riconosceva nessuno. È vero che io non la mostravo, ma neanche me la chiedevano. Perché agli insegnanti stava a cuore che io leggessi la lezione, che io avessi una cultura molto estesa, non importava niente. Non, no, non è che non gli importava niente, non lo cercavano, non cercavano di capire che cosa ci fosse dentro di me, come non gli fregava niente di sapere cosa ci fosse dentro gli altri. Gli importava che io avessi studiato la lezione. Io ricordo quando
stavo studiando la Divina Commedia, stavo studiando a scuola perché io già la conoscevo, io a 9 anni mi ero letto tutto l'inferno di Dante, me l'ero quasi studiata a memoria. E una volta, dopo aver letto un brano, mi permisi di fare una critica a Dante, io mi permettevo di fare una critica a Dante. E l'insegnante, anziché dirmi, non so, la tua critica non è esatta, no? Disse, tu non puoi permetterti di fare una critica, tu devi riferire solo le critiche fatte dagli altri. E io dissi, ma perché io non ho un cervello, non posso fare una critica, non sono qui per questo. No, non puoi. E allora capii che la scuola era una schifezza. E lo era. E piacere a se stessi non è possibile finché noi riteniamo di dover piacere agli altri, all'umanità, a chi ci circonda. Cioè, finché noi dobbiamo pensare di doverci adattare ai canoni altrui, finché noi pensiamo che saremo piacevoli solo se ci adatteremo ai canoni altrui. E perché vuol dire che noi ci adattiamo agli altri snaturandoci. E quindi non essendo più fluidi, non essendo più spontanei, non essendo più veri. Quando parlo di spontaneità, non parlo di quello che alcuni dicono, io sono spontaneo e gli altri non mi accettano, no, perché tu sei aggressivo e non ti accettano perché sei aggressivo, che è diverso. Spontaneità vuol dire avere delle idee diverse anche dagli altri, che possono essere anche diverse dagli altri. O avere delle abitudini che possono essere diverse dagli altri e che finché non fanno del male, non nuociono agli altri, vanno bene. Ora io, fin da bambina, non ho accettato i canoni della società. Ho cominciato a mettere in dubbio l'esistenza di Dio a 8 anni. E ho lottato per capire, ho lottato, mi sono documentata, ho studiato. La gente che dice studi la Bibbia. Io arrivai al secondo posto nel Lazio da bambina perché mi ero studiata di tutto e di più. Non arrivai al primo posto secondo me perché ero. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, io sapevo tutto. I preti di religione erano costernati dalle cose che io sapevo. Mi ero letto di tutto. E più leggevo e più mi rendevo conto che era assurdo quello che era scritto lì. Finché a 13 anni pensai, sì, è vero, c'ho ragione, non esiste, se lo sono inventato gli uomini. E naturalmente questo fa molto arrabbiare gli altri perché non avendo una fede vera si arrabbiano se qualcuno non ce l'ha. Perché mette in dubbio la loro fede. Allora, avere fede vuol dire anche piacere agli altri. Se io stavo in un paese e non andavo a messa, la gente se ne accorgeva e mi criticava. Io non avevo nessuna intenzione di andare a messa a rompermi le scatole come fanno tutti che ne raccontino per essere accettata dagli altri. E ricordo ancora una persona che mi disse: ma tu vuoi sapere quello che nel paese, era un paese di villeggiatura,
pensano di te? E io risposi no, non lo voglio sapere. Non voglio sapere i pettegolezzi. Tanto lo so che ci sono, che mi importa? Non giudico la gente dai pettegolezzi. Una può essere una brava persona, ma con un cervellino un po' limitato, per cui fa i pettegolezzi. Non è detto che sia una cattiva persona. Non voglio giudicarla da quello. Gli hanno dato un orizzonte un po' troppo piccolo. Non posso escluderla come persona per questo. Allora, per piacersi, bisogna accettarsi, cioè bisogna che la nostra mente accetti il nostro corpo e la nostra anima. Noi per principio abbiamo una mente che non accetta il nostro corpo e la nostra anima. Non solo non accetta il corpo perché non ha le misure ottimali, no? Oddio, non sono abbastanza magro, non sono abbastanza biondo, non sono abbastanza alto, non sono abbastanza. Ma c'è anche chi considera il corpo una cosa inferiore perché è una cosa materiale e quindi disprezzabile. Cioè c'è anche l'opposto, chi non si prende cura del corpo. C'era gente nel Medioevo, ma c'era pure in Oriente, che non si lavava perché così erano disprezzati dagli altri e non cercavano l'approvazione degli altri, ma solo quella di Dio. Pensate alle malattie, la sporcizia, la puzza. Se noi siamo contro la materia, noi siamo dei pazzi. Noi non consideriamo sacra la materia perché la materia muore. E allora noi ci dobbiamo figurare immortali, per cui il corpo non ha importanza. Il corpo ci fa vivere in questa dimensione e come tale è sacro. Cioè è degno di tutte le attenzioni. E va curato e rispettato. Non andrebbe deformato per piacere agli altri, ma ognuno fa quello che crede, naturalmente. Allora, io mi piaccio se penso di piacere agli altri, o fisicamente o come persona. Allora, se io sono uno studioso, riconosciuto, rispettato, eccetera, io ho una figura di tutto rispetto per cui posso piacermi. Oppure, non ho studiato, non ho fatto, però sono diventato un calciatore famoso, sono pieno di soldi, sono famoso e allora sono degno di essere rispettato. Se non ho raggiunto una posizione, ma ho una posizione umile, in cui mi arrabatto per vivere e ce la faccio appena a campare, non mi piaccio molto per quello che ho conseguito. O peggio, se non ho un lavoro, se sto male, eccetera, eccetera, se non faccio parte della categoria sociale. Allora è importante capire che noi ci piacciamo a seconda di come pensiamo che gli altri ci possano piacere o meno. Il che vuol dire dipendere dalle idee che ci siamo fatti degli altri, non solo dalle idee degli altri, ma dalle idee nostre degli altri. Tutto un gran casino. Abbiamo abdicato a un nostro gusto, a un nostro principio, a un nostro valore.
Per esempio, io trovo che tutta questa mania che ha la gente di lavorare, non è che la gente ha la mania di lavorare, è la configurazione umana della società che ti obbliga a lavorare, no? Perché devi lavorare molto, 7-8 ore per guadagnare, per riuscire a campare, per arrabattarti. Ma questo è tutto costruito. Devi lavorare, devi comprare, eccetera, eccetera. Perché? Perché qualcuno deve emergere. Se io aderisco a questa mentalità e io non sono in linea con questa mentalità, io non mi piaccio. E allora trovo che non sono abbastanza alto, abbastanza bello, non ho la pelle bella, oppure non ho il posto di lavoro abbastanza... Non sono vincente, ma no, questa parola è vincente, è come se fossimo sempre in guerra. A chi dobbiamo vincere? Sono vincente o perdente? Ma perché? È una guerra continua, la lotta. Stiamo lottando con qualcuno, con chi ce l'abbiamo? Allora, quando noi siamo entrati dentro noi stessi e cominciamo a capire chi sono stati i nostri genitori, cosa ci hanno inculcato, in cosa hanno mancato, perché tanto tutti i genitori mancano in qualcosa, no? O almeno ci accorgiamo di come la società ha mancato, noi cominciamo a vedere che non eravamo noi che non andavamo bene, ma che la società è costruita in questo modo, che erano i genitori che non ci hanno amato, eccetera, eccetera. Però l'importante è che perdoniamo, se ne può più. L'importante è che possiamo sentire e che siamo padroni di sentire i nostri sentimenti, lasciarli uscire, anche soprattutto in modo innocuo, per non rompere le scatole agli altri. Ma perché una volta usciti, poi si placheranno. Altrimenti operiamo la famosa rimozione di Freud. Se noi abbiamo una rabbia verso i genitori e non la tiriamo fuori con noi stessi, non dico con i genitori, qualche volta pure con i genitori, noi operiamo una rimozione che provoca una nevrosi. E infatti quelli che dicono io sto tanto bene perché ho perdonato, in genere sono tutti nevrotici. Perché sono intolleranti degli altri, infatti. Si vede da questo, che ce l'hanno con tutti, non ce l'hanno con i genitori ma ce l'hanno con gli altri. Allora, se non lasciamo i crismi genitoriali e sociali, non ci liberiamo. C'è una frase di Gesù che non viene mai commentata e che viene tradotta con, in alcuni testi, chi non odia come me il padre e la madre non è degno di me. In altri, chi non allontana come me il padre e la madre non è degno di me. Poi è ancora più complesso perché dice non odia anche se stesso, eccetera, eccetera. Comunque, parla di questo. Che vuol dire se non si distanzia dai genitori, se non se ne va dalla mentalità dei genitori, se non si stacca dal perno dei genitori, se non la smette di dipendere dai genitori, se non riesce ad avere una critica costruttiva e vera nei confronti dei genitori, non conclude niente nella vita, non capisce niente di se stesso. L'analisi serve a questo. Se non c'è questa base in cui c'è una rivalutazione del proprio io e lì sorgono ma l'io, l'ego, mamma mia, è un'ossessione, è una vera ossessione. Se non mi stacco dai crismi dei genitori e dei crismi sociali, non riesco a vedere me stesso
qui c'è il limite della sanità mentale o meno. Perché in genere quello che non è sano mentalmente dice: allora io posso fare quello che mi pare, allora io posso andare in giro nudo se me ne frego degli altri. Questa è la mentalità, no? E cioè che quando non sono sani di mente fanno delle comparazioni assurde per dimostrare quello che voglio. Ma una persona sana sa di cosa si parla. Se io appartengo a una società, tendo ad adeguarmi almeno in parte a quella società, senza fare del male agli altri, se possibile. E cerco di attenermi a ciò che, in cui credo io. E cerco a fare una critica secondo i miei crismi, non quelli dei genitori o degli altri. Il centro devo diventare io, non gli altri. Il criterio deve essere il mio, non perché io abbia un criterio infallibile, sia chiaro, ma perché è sempre meglio il mio di quello degli altri. Almeno io se sbaglio mi ravvedo e lo modifico, quello degli altri non lo posso cambiare. Quindi per piacersi fuori bisogna piacersi dentro. Cercatelo lì e non lo cercate altrove. Un saluto a tutti.